Bartolcini, dove c'è amore.
Samsung Galaxy Volley Cup e vi auguro il più cordiale buon divertimento. Per qualche istante, squadra in campo per la presentazione ufficiale del match. Invece è il momento di conoscere gli arbitri designati a dirigere questa gara. Li salutiamo con il vostro applauso al centro del campo, il primo arbitro Serena Salvati di Palestrina, provincia di Roma, ed il secondo arbitro Luca Grassia di Roma. Segna punti al referto elettronico Arianna Lupantelli. E ora invece andiamo a conoscere i due sestetti che aprono questa gara, partendo come di consueto dalla formazione ospite, oggi al palaparto la OMAG San Giovanni in Marignano. In campo con il numero 1 Erin Fers, il numero 5 Ilaria Battistoni, il numero 8 il capitano Giulia Saguatti, il numero 11 Costanza Manfredini, il numero 17 Anna Canneva e il numero 18 Giunita Lualdi, il libero il numero 10 Giulia Gibertini. Sulla panchina della formazione ospite il coach Stefano Saglia e il suo vice Alessandro Sacchi. E invece signore e signori, questa è la Bartocini Gioia di con il numero 2, il nostro capitano, del judge, Giulia Pietrelli. Con il numero 7, Giulia Scott Kofler. Con il numero 9, pari di velluto, Ilaria De Michelis. Con il numero 11, la furia russa, Irina Smirnova. Il numero 12, The Queen, Giulia Pascucci. E per il numero 18, Tom Ryder, Chiara Lappi. Il libero è il numero 3, Eleonora Bruninia Bruno. Sua panchina perugina è il coach Fabio Bovari. E i suoi vice, Daniele Paffini e Gianluca Ricci. La partita verrà giocata
con Molten. Molten è il pallone ufficiale scelto dalle società della Lega Pallavolo Serie A femminile. Buon pomeriggio agli ascoltatori, buon pomeriggio, ben ritrovati alla Pala Barton di Perugia da Francesco Locatelli. Oggi pomeriggio di volley per la Bartocini Gioielleria Perugia, che tra qualche istante affronterà l'OMAG San Giovanni in Marignano. Uno scontro al vertice, visto che entrambe le formazioni occupano il primo posto in classifica insieme alla formazione del Sassuolo e alla formazione di Trento. Quindi quattro squadre che si contendono il primato per quanto riguarda la giornata di oggi. Perugia un po' rimaneggiata a causa degli infortuni, però vorrà sicuramente riscattarsi dopo la brutta prova offerta contro Torino. Stiamo intanto seguendo il primo punto dell'OMAG San Giovanni in Marignano, un bel diagonale che va a segno, 1-0 quindi per la squadra ospite. Dicevamo, Perugia che sicuramente vorrà dimostrare che la squadra non è quella vista a Torino, ma è quella che si è vista nella prima parte del girone di andata, una squadra che sapeva mettere in ginocchio le avversarie. Primo tempo intanto di Chiara Lapi, che porta il punteggio in parità 1-1. Una partita tra due formazioni veramente in forma. Forse Perugia soffre un pochino dal punto di vista di altezza rispetto a Marignano. Vedremo come evolverà la situazione. Seguiamo intanto questa azione ed è una parallela vincente quella di Costanza Manfredini, l'opposto della squadra ospite, 1,88 m. Secondo punto per il San Giovanni in Marignano ed è la stessa Manfredini al servizio. Riceve Pascucci, va ad attaccare la nostra laterale, trova un buco tra le mani del muro e piazza la palla non potente ma ben piazzata dove non può arrivare la difesa avversaria. La palleggiatrice in maglietta nera, Ilaria De Michelis. Pallonetto difeso da Perugia che può contrattaccare con Smirnova. Difende anche San Giovanni in Marignano. Bella difesa di Leonora Bruno. Vediamo Pascucci l'attacco. Questa volta Fires difende bene, però Perugia può ancora rigiocare questo pallone ancora con Pascucci. Non chiude la nostra numero 12, però ci pensa con un muro stratosferico su Lualdi. In questo caso si suol dire l'errore è stato dell'attaccante, perché con un muro a uno si tenta di evitare le mani del muro. E invece Giulia Pascucci è riuscita a piazzare la palla dove non poteva arrivare la difesa. Seguiamo questa pipe difesa da De Michelis. Bruno, Smirnova non può attaccare di potenza ma di precisione. Pallonetto ancora Bruno in difesa, Smirnova, pipe per Pietrelli, la palla schizza letteralmente fuori. Peccato, Perugia ha perso l'occasione per allungare. Scambi molto intensi in questa prima parte del primo set. Pascucci non riceve bene, in qualche modo Ilaria De Michelis riesce a ributtare la palla in campo. Seguiamo questa azione, vediamo l'attacco di Fires difeso da Perugia che contrattacca con Smirnova. Murata, ma Perugia ancora in attacco con Pascucci. Diagonale preso anche in questo caso dalla difesa di San Marignano. Ancora Perugia in difesa, ma Marignano che attacca. Ed è alla fine Giulia Kotlar che mette la parola fine su questo lunghissimo scambio. Grandissimo scambio. Veramente
un'azione bellissima questa da entrambe le parti. Sventola anche una bandiera americana perché Erin Nicole Fires è statunitense ed è un ace. La battuta di Giulia Pascucci è un ace. Perugia tenta un primo allungo portandosi sul 5-3. Ancora Giulia Pascucci al servizio. Un altro mezzo ace. Fischiano gli arbitri quattro tocchi. Provano una timida protesta le ragazze di Perugia, ma ci sono stati quattro tocchi. Accorcia San Giovanni Marignano. Prende in pieno il nastro la battuta della numero 18 Giuditta Lualdi, una delle due centrali della squadra ospite. Un'altra Giulia al servizio, in campo in questo momento tre Giulie, Giulia Pascucci, Giulia Pietrelli e Giulia Kotlar. Primo tempo in pallonetto per Anna Caneva che va a segno, quinto punto per l'Omag. Ed è ora il turno di Ilaria Battistoni al servizio, la palleggiatrice. Bruno De Michelis dietro per Smirnova, non chiude il nostro opposto. Contrattacca Marignano, ma il bel muro sempre di Smirnova impedisce, se non abbiamo visto male, alla numero 11 Costanza Manfredini di andare a segno. Perugia resta in vantaggio 7-5. Qualche problema in ricezione e poi pasticciano le ragazze in maglietta bianca. Si arrabbia il coach Saia e chiama time out sull'8-5 per Perugia. Squadre di nuovo in campo in questo primo set alla Pala Barton tra la Bartoccini Gioielleria Perugia e l'Omac San Giovanni in Marignano. 8-5 per le magliette nere. Al servizio Irina Smirnova. Ancora qualche problema in ricezione per Marignano e poi c'è un fallo fischiato, ci sembra un fallo da seconda linea, eravamo coperti, non abbiamo potuto vedere bene. Perugia comunque allunga, si porta a più 4. Tocca il pallone De Michelis, ma non è pronta la difesa dietro alla nostra alzatrice. 9-6, anzi 6-9. Fires, battuta al salto, riceve Pietrelli, attacca dalla seconda linea Smirnova, bella difesa del libero, ma altrettanto bella la difesa della nostra Bruno. Ed è Giulia Pietrelli che mette la parola a fine anche a questo scambio. 10-6, grande difesa dei due liberi, di Giulia Giubertini e di Eleonora Bruno.
primo tempo vincente di Anna Caneva, non tiene questa volta Bruno in difesa. 7-10 della stessa numero 17, 1,86 m centrale al servizio. Questa volta è il muro di Anna Caneva a fermare, scusate, di Giuditta Lualdi a fermare il pallonetto in pipe di Irina Smirnova. Accorcia le distanze la squadra ospite, 8-10. Pasticcia in ricezione Pascucci, può rigiocare questo attacco Marignano. Perugia difende, però può solo ributtare la palla nel campo avversario. Ancora un attacco in primo tempo vincente e si riporta sotto San Giovanni in Marignano, 10-9. Un parziale di più 3 della squadra ospite li riporta sotto in questa prima fase del set. E poi un servizio che non si capisce bene cosa voleva essere, la palla non raggiunge neanche la rete. Torna in panchina sconsolata Anna Caneva, 11-9 con Chiara Lapi, ora l'altra centrale al servizio. Batterà al salto anche Chiara Lapi, riceve bene questa volta Marignano e altrettanto bene attacca con l'opposta Costanza Manfredini. Passa nettamente sopra la nostra centrale Giulia Kotlar. 10-11. Pietrelli, De Michelis, Pascucci, Murata, ma Perugia può ricostruire ancora con Pascucci. Mani fuori della nostra numero 12. Perugia che mantiene i due punti di vantaggio. A 10 con Ilaria De Michelis ora al servizio. Palla corta ricevuta bene da centrale Giuditta Lualdi, che con una fast semina un po' il panico nella difesa di Perugia. Pascucci, De Michelis, dietro ancora per Pascucci, non chiude la nostra numero 12. Contrattacca San Giovanni Marignano, primo attacco Murato, ma può ricostruire. Bella difesa di Pietrelli, ma la palla è ancora in campo di Marignano, anzi sulla rete, e ci pensa Giulia Kotlar a mettere palla a terra. Perugia che sta facendo vedere quello che non si è visto domenica contro Torino, una difesa agguerrita, quello che è mancato purtroppo nella trasferta. Rimangono un po' in piedi le ragazze in maglietta nera su questa palletta di Fires, schiacciatrice statunitense di 1,80 m, e sul 12-13 Giuditta Lualdi al servizio. Bruno riceve bene, non ascolta il no di qualcuno che era errato. Giulia Pietrelli non è alla prima rovesciata in questo campionato. Peccato, pareggio per San Giovanni Marignano, 13-13. Squadre di nuovo in parità dopo che Perugia era stata avanti di 4 punti. Pietrelli, De Michelis, ancora Pietrelli, mani fuori della nostra numero 2.
Perugia torna avanti. Giulia Kotler ora al servizio. Giulia Kotler. Veramente intenso questo primo set. Non riesce a tenere la pipe di Manfredini, Giulia Kotler. Di nuovo in parità, 14 pari. Invasione aerea fischiata al numero 17, Anna Caneva. In effetti la nostra palleggiatrice in prima linea è stata disturbata mentre cercava ad una mano di tenere il pallone in campo. Perugia ancora avanti, 15-14. Passa sopra il muro la numero 11 Manfredini. Perugia rende molti centimetri sotto rete alla squadra ospite. 15 pari. Pascucci, De Michelis, fast per Chiara Lapi. Perfetto la parallela, perfetta la parallela della numero 18 Chiara Lapi. Ancora avanti di un punto Perugia. Le formazioni avanzano appaiate in questa fase centrale del set. Ancora sopra il muro e non riesce Eleonora Bruno a tenere il pallone in campo. 16 pari. Anna Caneva al servizio. Bruno De Michelis, pipe per Smirnova, non chiude la nostra numero 11. Pascucci tenta un pallonetto che non riesce grazie al muro di Giuditta Lualdi e torna in vantaggio l'Omag San Giovanni Marignano. 17-16. È out la battuta di Anna Caneva. Palla delle mani, Bartocini, Chiara Lapi. Rende il favore anche Perugia e torna avanti l'Omag 18-17. Bruno De Michelis, palla alta per Pascucci, non chiude la nostra numero 12, contrattacca in pipe San Giovanni Marignano. Smirnova, anche lei non riesce a mettere palla a terra. E poi sbaglia tutto Saguatti, una delle due laterali della formazione ospite, regala praticamente questo punto a Perugia, 18 pari. Ilaria De Michelis al servizio. Perugia difende questo pallone, può contrattaccare con Pietrelli, ma è buona la difesa anche di Manfredini, però possono soltanto ributtare la palla nel nostro campo. Pascucci non chiude la nostra laterale, ci prova adesso Smirnova, pallonetto, si inceppano un pochino le ragazze del San Giovanni Marignano e Giulia Gibertini non riesce a tenere il pallone per aria. Perugia torna avanti, 19-18.
4 metri fuori. Time out chiamato da San Giovanni Marignano sul 20-18. 20-18, vantaggio. Squadre di nuovo in campo per questo finale di primo set, finale emozionantissimo. Perugia era avanti di 4 punti, è stata raggiunta dal San Giovanni Marignano, ha tenuto un po' la testa nella fase centrale del set, poi Perugia è riuscita a prendere questi 2 punti di vantaggio, 20-18, con Ilaria De Michelis ancora al servizio. Fires. Luandi, 19-20 su questo diagonale imprendibile per la difesa di Perugia. Viene fischiata palla trattenuta Ilaria De Michelis e siamo di nuovo in parità, 20 pari. Giulia Saguatti al servizio. Pietrelli. Smirnova. A segno Irina Smirnova, non riesce la difesa di Giulia Saguatti. Perugia torna avanti 21-20 e manda Giulia Pascucci al servizio, che riceve le indicazioni da Fabio Bovari sulla zona di battuta. Tocca il nastro ma passa questa palla murata da Irina Smirnova, murato l'attacco di Erin Nicole Fires. Perugia torna più 2, 22-20. Andiamo! Infuocato il finale del primo set con Giulia Pascucci di nuovo al servizio. Riceve bene questa volta San Giovanni Marignano e attacca altrettanto bene con la fast di Judith Lualdi. 21-22. Accorcia le distanze l'Omag, 21-22. Ed è la stessa Lualdi sulla linea dei 9 metri. Pascucci, qualche problema in ricezione, vediamo Smirnova, attacca, tiene bene la difesa di Manfredini. Bruno, De Michelis, pipe, non chiude Pascucci. Ancora Perugia che in qualche modo difende, ancora Bruno e poi il muro della formazione ospite riporta di nuovo in parità le due formazioni, 22 pari, e questa volta è Fabio Bovari a chiamare time out. Ventidue a 22 in questo finale stratosferico del primo set tra la Bartocini Gioielleria Perugia e l'Omag San Giovanni Marignano. Perugia che per due volte ha avuto il vantaggio di 2 punti, per due volte il San Giovanni Marignano ha ripreso la formazione di casa. Bruno, De Michelis, palla dietro per la Smirnova, pallonetto non chiuso, fischiano gli arbitri però. Il secondo arbitro vede un'invasione di Anna Caneva. Protestano le ragazze in maglietta bianca. Sinceramente da qui non abbiamo visto bene. Ci dobbiamo fidare del fischio dell'arbitro.
Perugia che torna avanti 23-22 con Giulia Kotler al servizio. Difesa di De Michelis, pasticciano un pochino le ragazze San Giovanni Marignano e poi Chiara Lapi stampa un muro veramente incredibile sull'attacco di Fires, 24-22. Due set ball per le magliette nere. Giulia Kotler al servizio. De Michelis, primo tempo di Chiara Lapi, 25-22. Ed è l'attacco dal centro di Chiara Lapi a chiudere questo bellissimo primo set. Bartolcini, dove c'è amore. Squadra in campo per l'inizio del secondo set, si riparte da 1-0 Perugia, 25-22 il 25-22 terminato il primo set per le magliette nere, per la formazione di Perugia, un primo set veramente entusiasmante dove entrambe le squadre hanno fatto di tutto per portare a casa il parziale e alla fine grazie alla forse maggiore grinta di Perugia le magliette nere sono riuscite
ad imporsi appunto 25-22. L'hanno fatta da padrona le due difese, soprattutto i due liberi. Gibertini, per quanto riguarda la formazione in maglia bianca, che adesso sbaglia il primo servizio con Manfredini, e Eleonora Bruno per la formazione in maglietta nera. Dunque assistiamo a questo secondo set con la battuta di Chiara Lapi al salto. Riceve bene. Non è stata toccata questa palla sull'attacco di Saguatti. Perugia si porta subito sul 2-0 con Chiara Lapi ancora al servizio. Palla che tocca il nastro, qualche problema per tenerla in campo. Bella difesa di Pietrelli, Smirnova alza per Pascucci, ma Perugia può ancora rigiocare questo pallone e lo fa con Pietrelli, ma la palla non tocca il muro, tocca il nastro e termina fuori. Primo punto in questo secondo set per l'OMAG San Giovanni Marignano, che manda Giulia Saguatti al servizio. Pascucci, De Michelis, ancora palla alta per Pascucci, non affonda il colpo la nostra numero 12. Difende bene adesso Smirnova, ancora Pascucci, e questa volta la bomba in diagonale è vincente. Fires non riesce a tenere il pallone in campo, 3-1. Non è messo in vantaggio, Bartolcini, Ilaria De Michelis. Ilaria De Michelis al servizio. Bruno, ancora De Michelis, palla dietro per la Smirnova, parallela vincente. Perugia che tenta subito l'allungo in questo secondo set, 4-1. Sulle ali dell'entusiasmo per il primo set. Più 3 per Perugia con Ilaria De Michelis ancora al servizio. Fires. Smirnova non può di potenza, lo fa invece molto bene l'opposto numero 11 dell'OMAG, Manfredini. 2-4. Perugia difende, vediamo Smirnova, tenta l'attacco ma la palla si stampa in rete, non passa. San Giovanni Marignano che accorcia le distanze, 3-4. Con Giuditta Lualdi al servizio ed è un ace, 4 pari. Battuta incisiva di Giuditta Lualdi. Pietrelli, De Michelis, primo tempo smanacciato da Giulia Kotler. Out l'attacco dell'opposta Manfredini. Perugia che torna avanti 5-4. Ci hanno portato il tabellino del primo set, andiamo a dare un'occhiata ai punti. Per Perugia miglior realizzatrice Chiara Lapi con 5 punti e subito dopo Giulia Pascucci con 4 punti. Invasione a rete Perugia e 5 pari. Mentre per quanto riguarda l'OMAG San Giovanni Marignano abbiamo 6 punti di Giuditta Lualdi e 5 punti di Costanza Manfredini.
C'è da notare che i 6 punti di Giuditta Lualdi vengono con un 67% di positività in attacco, quindi un'ottima percentuale. Seguiamo quest'azione, out l'attacco di Anna Caneva, dopo che Bruno aveva stampato un pallone in difesa veramente eccezionale. Perugia che torna avanti 6-5 con Giulia Kotlar al servizio. Parallela vincente di Manfredini, che riporta le due formazioni in parità. E manda Erin Fairs al servizio. Lottante al salto, ma ben ricevuta da Perugia. Non chiude Chiara Lappi dal centro, e lo fa invece molto bene 7-6, un punto di vantaggio Manfredini, e passa in vantaggio San Giovanni Marignano 7-6. Pietrelli, De Michelis dietro per Smirnova, palla smorzata dal muro, può contrattaccare San Giovanni Marignano, però questa volta è Smirnova che difende. Pipe direttamente in rete di Pascucci, si porta a più 2 l'Omag e Fabio Bovari chiama time out. Squadre di nuovo in campo dopo il time out chiamato da Fabio Bovari. Secondo set qui alla Pala Barton tra la Bartoccini Gioielleria Perugia e l'Omag San Giovanni in Marignano. 1-0 per quanto riguarda i set, il primo set vinto da Perugia 25-22. Siamo invece adesso 8-6 per Marignano. Primo tempo però vincente di Chiara Lapi, che accorcia le distanze 7-8. Mandando al servizio Irina Smirnova. Fires. Viene murato l'attacco di Saguatti, ma la palla schizza sotto rete. La difesa di Perugia non è in grado di tenerla in campo. Nono punto per le magliette bianche. Perugia nella consueta casacca nera. Pascucci, De Michelis, pipe per Pietrelli, non chiude il nostro capitano, però teniamo il pallone, ricostruiamo con Chiara Lapi e alla fine riusciamo a mettere palla a terra con Pietrelli. Grazie anche a un piccolo pasticcio delle ragazze dell'Omag. 8-9 con il capitano Giulia Pietrelli al servizio. Perugia può ricostruire. Accusa un piccolo stiramento De Michelis.
o una piccola distorsione alla caviglia, non riusciamo a capire da qua. Chiede il cambio Fabio Bovari. Si tocca la caviglia, Ilaria De Michelis. Dopo già gli infortuni che abbiamo avuto in squadra, ci mancherebbe pure che l'alzatrice titolare si fa male. 10-8 per San Giovanni Marignano, continua il gioco, prova a resistere Ilaria. Manfredini manda la palla direttamente in rete. 9-10. Chiara Lapi al servizio. Ed è un ace di Chiara Lapi che riporta le formazioni in parità. Si guardano le ragazze in ricezione, in particolare Fairs e il libero Gibertini. La prendi tu, la prendo io, non l'ha presa nessuno. Succede. Tenta una palla lunga Chiara Lapi, o la prende male, non riusciamo a capire. Insomma, la palla schizza fuori. Omag di nuovo in vantaggio, 11-10. Doppio fischiato, fallo di doppia per la formazione ospite, giustamente. 11 pari con Ilaria De Michelis al servizio. Fairs non riceve bene, vediamo il suo attacco, bella difesa di Bruno, non ce la fa Ilaria De Michelis ad arrivare sul pallone. 12-12. Ancora un punto avanti per l'Omag San Giovanni Marignano, che manda Lualdi alla linea della 9 metri. Bruno, De Michelis, palla alta per Smirnova. Il muro di San Giovanni Marignano tiene, può contrattaccare con Fairs e questa volta va a segno. E torna più 2 la formazione ospite. 11-13, anzi 13-11. Pietrelli, De Michelis, primo tempo vincente di Giulia Kotlar. 12° punto per la formazione allenata da Fabio Bovari. Giulia Pascucci. La pipe di Giulia Pascucci a segno. Anche grazie a una non perfetta difesa dell'Omag. E siamo di nuovo in parità, 13 pari. Giulia Pascucci! Sulla falsa riga del primo set, anche questo secondo set, dove entrambe le formazioni non vogliono cedere. Tiene il muro di Perugia, però non possiamo contrattaccare. 14-13. Un punto di vantaggio per l'Omag, 14-13. Con Ilaria Battistoni al servizio, la palleggiatrice, 1,74 m. Bruno, De Michelis, primo tempo per Kotlar, non chiude la nostra centrale. Irina Smirnova da zona 2
a mettere palla a terra. Di nuovo parità, 14 pari. Giulia Kotlar ora al servizio. Giulia Kotlar che sta sostituendo Luisa Casillo. Ed è un mezzo ace questo di Giulia Kotlar. Però Perugia si fa un pochino sorprendere. Irina Smirnova cerca di piazzare una parallela, la palla torna nel campo di Perugia, possiamo rigiocare questo pallone. Mani e fuori di Ilaria De Michelis, scusate, di Irina Smirnova, e Perugia torna avanti 15-14. Veramente bellissimo anche questo secondo set. Ancora Kotlar al servizio. Pallonetto vincente di Fires, difeso non in maniera perfetta da Chiara Lapi. Parità, 15 pari. Sassata della statunitense in battuta. Ma ci pensa ancora Irina Smirnova a riportare Perugia in avanti, come ha fatto già in tante altre occasioni. La nostra numero 11 si prende sulle spalle la squadra. Primo attacco dell'Omag murato, vediamo il secondo. Non tiene in difesa Giulia Pascucci. Cambio 16 pari, cambio nell'Omag, entra in campo la numero 15 Anna Gray. Al posto di Anna Caneva. Pascucci, De Michelis, fast non perfetta che però Chiara Lapi riesce a mettere a terra e riportare avanti Perugia 17-16. Uno Bartoccini, il capitano Giulia Pietrelli. Giulia Pietrelli in questa fase centrale del secondo set, la palla termina fuori, peccato. Di nuovo parità. Manfredini al servizio. Bruno De Michelis, fast vincente di Chiara Lapi, utilizza le mani di Giulia Saguatti per mettere la palla a terra. Chiara Lapi. Di nuovo più uno per Perugia. Chiara Lapi, vedremo se batterà al salto, sì. Riceve bene però San Giovanni Marignano. Un po' al limite questo attacco però. 18 pari. Palla un pochino spinta. Pascucci, De Michelis. In qualche modo buttiamo la palla nel campo avversario. Bruno tiene il pallone, De Michelis, Pascucci. Però può rigiocare la palla l'Omag. Ma ancora Perugia tiene il pallone, questa volta contrattacco di Perugia. Bella difesa di San Giovanni Marignano. Ancora Perugia difende bene, ancora Pascucci, murata, out. Un altro scambio veramente bellissimo con le due formazioni che hanno attaccato e contrattaccato. Andiamo ancora
19 Perugia, 18 Omag San Giovanni Marigliano, con Ilaria De Michelis al servizio. Ancora un finale al Cardio Palma tra due formazioni che occupano il primo posto in classifica. Pipe vincente questa volta di San Giovanni Marignano, e si torna in parità, 19 pari. Torna in campo la numero 17 Anna Caneva, esce un'altra Anna, Anna Gray. Lualdi al servizio. Mirnova firma il 20° punto per la Bartoccini. 20 a 19. Con Giulia Pascucci al servizio. Seguiamo quest'azione, out, no, è dentro la palla, è dentro, giustamente, onestamente anche Fabio Bovari dice la palla è dentro, a noi era sembrata fuori ma eravamo coperti, insomma, era più una speranza che una certezza. 20 pari, Battistoni al servizio. Bruno De Michelis, Smirnova, un pallonetto un po' troppo accompagnato, che viene ben difeso da Marignano, che passa in vantaggio 21 a 20. Time out chiamato da Fabio Bovari. Omag 20 Bartoccini in questo secondo set, un altro finale di set al Cardio Palma, praticamente quasi come il primo, vinto poi da Perugia 25 a 22. Tutto pronto? Parallela vincente di Irina Smirnova, che se fosse avesse tirato anche prima invece di tentare un pallonetto ben difeso da Lomag, avremmo un punteggio diverso. Vabbè, Giulia Kotlar sul 21 pari. È vincente l'attacco in diagonale di Fairs 22 a 21. E della stessa Fersa al servizio. Battuta un po' strana questa della Fersa. Non riesce il primo tempo di Chiara Lapi, però riesce il muro di Irina Smirnova. 22 pari. Con la nostra opposta Irina Smirnova al servizio. Murato il primo attacco di San Giovanni Marignano, Perugia può ricostruire con Pietrelli che sbaglia tutto e sparacchia fuori. Per
Peccato, un'altra occasione persa per passare in vantaggio. Fast vincente di Chiara Lapi, 23 pari. 23 pari, nuova ghiaccio Perugia, con la fast di Chiara, 23-23. Ed è la stessa Chiara Lapi, Giulia Pietrelli, il capitano al servizio. Palla che torna nel campo avversario. Attacco vincente della numero 8 Giulia Saguatti. 24-23. Primo set ball per la formazione ospite. Ed è ancora Chiara Lapi alla fast vincente. 24 pari. 24 pari. Cambio. Cambio nelle fila di Perugia. Esce Chiara Lapi, entra Giulia Gerek. Sulla 24 pari. Giulia Gerek. Pipe vincente di Costanza Manfredini, di nuovo in vantaggio l'Omag, 25-24. Secondo set ball per la formazione ospite. Giulia Pascucci riporta il punteggio in parità, 25 pari. Ilaria De Michelis. Ilaria De Michelis sulla zona di battuta. E questa volta viene fischiato il fallo a San Giovanni Marignano e ci sembra una cosa giusta. Questa è proprio palla accompagnata, quasi come quella di prima che il primo arbitro non ha fischiato, ma questa volta non poteva non fischiarla perché era evidentissima. Time out. Ancora un finale alla Cardiopalma in questo secondo set. Perugia è tornata in vantaggio 26-25. Ed è il primo set ball per la formazione di casa, mentre l'Omaga ne ha già usufruiti due. Difende Perugia, De Michelis, palla alta per Pascucci. Attacco vincente di Giulia Pascucci. E Perugia conquista 27-25 il secondo set. Veramente un set anche questo incredibile, giocato da entrambe le formazioni in maniera stratosferica. A risentirci tra poco. Bartolcini, dove c'è amore.
2-0 per Perugia, 25-22, 27-25 in questa quinta giornata del girone di ritorno del campionato di pallavolo femminile Serie A. San Giovanni in Marignano in maglia bianca. Due set veramente eccezionali, giocati molto bene da entrambe le formazioni, in particolare l'hanno fatta da padrona le difese, palloni che raramente cadevano per terra, due set durati tantissimo che però Perugia è riuscita a portare a casa. Primo punto di questo terzo set con una pipe della numero 11 Manfredini, 1-0 dunque per l'OMAG. Intanto andiamo a vedere la situazione punti per quanto riguarda il secondo set. Nel secondo set la migliore realizzatrice per Perugia è stata Smirnova con 7 punti, seguita da Pascucci con 5 punti, anzi da Chiara Lapi con 6 punti e Pascucci 5 punti. In campo OMAG abbiamo i 6 punti di Fairs e i 5 di Manfredini, 4 punti di Saguatti. Intanto la Bartoccini segna il primo punto, 2-1 in questo momento per la formazione ospite, ed è la stessa Chiara Lapi andare al servizio. Errore in battuta per la nostra Chiara Lapi. Mantiene i 2 punti di vantaggio in questo inizio set l'OMAG San Giovanni Marignano, che è seguito da un buon numero di tifosi. Sparacchia fuori adesso Irina Smirnova, tenta l'allungo il San Giovanni Marignano portandosi sul 4-1. Errore in battuta di Giuditta Lualdi, che regala così il secondo punto alla formazione di Fabio Bovari. Ilaria De Michelis al servizio, palla corta e di Ilaria De Michelis, sbaglia tutto ma non riusciamo a chiudere questo rigore. Bella difesa di Bruno De Michelis, Pietrelli può solo appoggiare la palla nel campo avversario. Attacco dalla seconda linea in parallela di Manfredini, però Perugia riesce a ributtare la palla di là. Ancora un attacco dell'Omaga, ancora un muro, però questa volta la palla esce fuori. 5-2. Ilaria Battistoni, la palleggiatrice al servizio. Bruno, qualche problema in ricezione. Non chiudiamo questo attacco, contrattacca l'OMAG, non chiude neanche l'OMAG, vediamo Smirnova, fischia il secondo arbitro, invasione della numero 17 Anna Caneva, che ovviamente nega di aver fatto invasione. È raro che qualche attaccante alzi la mano e dica ho fatto invasione io. Succede da entrambe le parti, Palla che tocca il nastro e rimane sul campo di Perugia. Sesto punto per l'OMAG di Erin Nicole Fairs, che adesso è al servizio. Pascucci però la palla va direttamente nel campo avversario, contrattacco in primo tempo di Anna Caneva ma la palla termina fuori. Perugia ringrazia
4-6. Giulia Kotlar. Erroraccio di Giulia Kotlar. In battuta, palla che termina abbondantemente fuori, 3 metri almeno fuori dal campo. Torna più 3 Lomag. Pascucci, De Michelis per Smirnova. Diagonale vincente, passa sopra il muro Irina Smirnova. Irina Smirnova. 5-7 con la numero 11, l'opposto Smirnova al servizio. Termina out l'attacco di Lualdi. Perugia si riavvicina, 6-7. Irina Smirnova. Ancora Irina Smirnova al servizio. Fairs. Difesa di Pascucci, tenta Ilaria De Michelis un colpo di prima intenzione, non gli riesce. Ricostruiamo con Pietrelli, non chiude neanche il nostro capitano. Bruno difende bene, ancora Pietrelli, questa volta la palla termina fuori ma viene toccata dalle mani del muro. Ha mirato le mani di Costanza Manfredini e questa volta le dita della numero 11 hanno bandato la palla fuori per il pareggio, 7 pari. Punto di Perugia con il muro. Perugia che si porta avanti 8-7. Time out chiamato da Lomag. Gap iniziale, si trova ora in vantaggio 8-7, 2-7-0 per la formazione di casa, 25-22, 27-25, 8-7 con Irina Smirnova al servizio. Fairs, pallonetto che però Perugia riesce a chiudere bene, ancora Pietrelli, diagonale vincente di Giulia Pietrelli, si arrabbia Stefano Saia. Perugia che si porta a più 2. Irina Smirnova. Ancora Smirnova al servizio. Qualche problema in ricezione, però l'attacco di Manfredini va a buon fine. 9-8. 8-9. Costanza Manfredini. Pasticciano le ragazze in maglietta nera e perdono questa occasione che consente la parità all'Omag San Giovanni in Marignano, 9 pari. Un'incomprensione tra la Smirnova e la De Michelis. Murata Chiara Lapi da Ilaria Battistoni. Torna in vantaggio la formazione ospite, 10-9. Manfredini.
è out questa palla, quest'altra pipe, e Fabio Bovari chiama time out sul 9-11. È tornato a più 2 l'Omag San Giovanni in Marignano, 11-9 in questo terzo set, che vede Perugia in vantaggio 2-0, 25-22, 27-25. Bruno De Michelis per Pietrelli, fuori l'attacco in diagonale lungo del capitano. Va a più 3, qualche errore di troppo in attacco di Perugia sta consentendo all'Omag di allungare in questa prima fase del terzo set. Errore in battuta di Costanza Manfredini. E dentro l'attacco in fast di Giuditta Lualdi, resta a più 3 San Giovanni in Marignano, 13-10. Giulia Saguatti ora al servizio ed è un ace, una incomprensione tra Pascucci e Bruno consente alla formazione ospite di ottenere il 14° punto. Saguatti. Ancora Saguatti al servizio. Pascucci non chiude, Chiara Lapi la fasta. Primo contrattacco di San Giovanni Marignano fermato, non chiude neanche Giulia Pascucci. E purtroppo viene fischiata l'invasione a Chiara Lapi, che con la maglietta si incastra sulla rete. Va a più 5 il San Giovanni Marignano. Perugia un po' in palla in questo momento. Vediamo Smirnova, ed è vincente l'attacco di Smirnova che ferma questo lungo soliloquio dell'Omag San Giovanni e Marignano. Sono 4 punti di vantaggio della formazione ospite in questa fase centrale del terzo set. Palla che tocca al nastro, riceve bene San Giovanni Marignano. Bella difesa di Chiara Lapi. De Michelis dietro per Smirnova. Ed è ancora Irina Smirnova a siglare il 12° punto. Perugia che accorcia le distanze, 12-15. È out il muro di Giulia Kotlar sull'attacco di Fairs. 16° punto per l'Omag.
Giunta Loardi. La numero 18 centrale Giuditta Lualdi al servizio. Non è perfetta la ricezione di Perugia, ma Giulia Pastucci senza mette palla a terra nonostante la difesa di Fairs. 13-16. Ed è il muro di Anna Caneva a fermare l'attacco di Giulia Pascucci e consegnare il 17° punto all'OMAG San Giovanni Marignano. È out la battuta di Ilaria Battistoni, 14-17. Perugia resta a meno 3. Giulia Pascucci. Viene fischiata una palla out a Giulia Pietrelli dopo che ci sono state ben due infrazioni da parte del San Giovanni in Marignano e gli arbitri non le hanno fischiate. Vabbè, si dice che gli arbitri hanno sempre ragione, ma in questo caso insomma una trattenuta incredibile, addirittura cartellino giallo al capitano. Sembra eccessiva. Questa valutazione del primo arbitro. Vabbè. 18 San Giovanni Marignano, 14 Perugia. Vincente il primo tempo di Giulia Kotlar. 15° punto per Perugia. Giulia Kotlar. Ed è la stessa Giulia Kotlar al servizio. Errore in battuta in un momento molto delicato, non ci voleva. Cambio nelle file del San Giovanni Marignano, lo stesso cambio del set precedente. Esce Anna Caneva, entra l'altra Anna Gray, che va subito al servizio sul 19-15. Mani fuori, questa volta va bene a Giulia Pietrelli. 16° punto per Perugia con Irina Smirnova al servizio. Invasione fischiata a una giocatrice del San Giovanni Marignano. Perugia accorcia le distanze 17-19. Irina Smirnova. Non riusciamo a tenere questo primo tempo ben giocato da Giuditta Lualdi. 20° punto
squadre di nuovo in campo in questo finale di terzo set che vede il San Giovanni in Marignano in vantaggio 21-17 dopo che Perugia si è aggiudicata i primi due parziali 25-22, 27-25. Pascucci, De Michelis per ancora Pascucci, fischiano gli arbitri, fallo. Fallo sulla tabella seconda linea, Perugia. 22-17, un fallo che assolutamente non c'era. Noi dall'alto l'abbiamo visto bene, la Pascucci ha saltato almeno 10 cm prima della riga. Ed è un po' in palla la squadra di casa. 23° punto. Abbiamo seguito senza commento questa azione, questa lunghissima azione che si è conclusa con un bellissimo primo tempo di Chiara Lapi. 18° punto per la Bartoccini Gioiellerie Perugia. Ma sono ancora 5 punti di vantaggio della formazione ospite. 18-23. Parallela vincente che consegna il 24° punto. Sei set ball per la formazione ospite. E non c'è bisogno di utilizzarli perché sbaglia tutto Giulia Pascucci sparacchiando fuori questo pallone. Terzo set che se lo aggiudica l'OMAG San Giovanni in Marignano 25-18. Bartoccini, dove c'è amore?
squadre di nuovo in campo per il quarto set qui alla Pala Barton di Perugia. 2-1 il risultato parziale dopo i primi tre set. Primi due vinti da Perugia, 25-22, 27-25. Terzo set vinto dalla formazione ospite, 25-18. Si va dunque al quarto set. È pronta al servizio Giulia Saguatti del San Giovanni in Marignano per dare inizio appunto a questo quarto parziale. Ed è subito un ace su Giulia Pascucci. Zero per San Giovanni in Marignano, parte subito forte la formazione ospite grazie anche alla non perfetta ricezione della nostra numero 12. Questa volta termina fuori il tentativo di raggiungere ancora Giulia Pascucci. Primo punto dunque per la squadra di Perugia. Errore al servizio di Chiara Lapi. Terzo punto per l'Omag San Giovanni in Marignano. Ancora problemi per Pascucci alla ricezione. Vediamo il contrattacco di Marignano, non chiude ancora Giulia Pascucci, parallela difesa. Fairs murata da Giulia Kotlar. Perugia che con qualche fatica conquista il secondo punto. Ilaria De Michelis ora al servizio. Bella difesa di Bruno, De Michelis per Pascucci, diagonale difeso da Fairs, palla che tocca il nastro e mette fuori gioco Pietrelli. Pipe vincente di Ilaria Battistoni. Errore in battuta di Ilaria Battistoni. Perugia che rimane attaccata 3-4. Giulia Pascucci ora al servizio. Problemi in ricezione in questo caso anche di Marignano. Vediamo se Perugia ne approfitta. Fischiano gli arbitri, invasione di Anna Caneva. Ed è il punto per il 4 pari. Perugia che ricuce lo strappo iniziale di Marignano. Giulia Pascucci. Ed è un ace, ricezione completamente sbagliata di Giulia Saguatti. Perugia che mette il naso avanti, 5-4. Perugia può contrattaccare con Smirnova, non chiude la nostra opposta, vediamo se riesce a farlo l'altra opposta, e chiude ma in rete, chiude troppo il polso
Costanza Manfredini. La palla si insacca in rete. Perugia che prova ad allungare, 6-4. Ed è ancora Giulia Pascucci al servizio. E questa volta riesce l'attacco di Costanza Manfredini. Quinto punto per la formazione dell'Omag. Fers al servizio. Pascucci, De Michelis, pallonetto di Kotlar, non chiuso, però Perugia può contrattaccare e lo fa molto bene. Lo fa molto bene con Kotlar, se non fosse che per il fatto che si è arrampicata sulla rete. Non chiuso. Smirnova difende bene questo pallone. Ancora Bruno. Vediamo la pipe di Pascucci dentro di un soffio. E Perugia avanti 7-6. Giulia Pascucci. Kotlar al servizio. Giulia Kotlar al servizio. Di Chiara Lapi che consente a Perugia di tornare a più 2. 8-6 per la formazione delle magliette nere. Giulia Kotlar. Ancora Giulia Kotlar al servizio. Problemi in ricezione per la squadra ospite. Perugia, vediamo se ne approfitta. Smirnova approfitta, sì, con out. Quarto set alla Pala Barton di Perugia, 25-22, 27-25, 18-25, 9-6 sulla battuta di Giulia Kotlar. Fairs ancora in difficoltà in ricezione, gioca bene però con le mani del muro Saguatti, muro che non si è chiuso in tempo. Gli ha consentito alla numero 8 schiacciatrice dell'Omaga di mettere palla a terra e conquistare il settimo punto. Ed è Irina Smirnova a tenere a più 3 Perugia, 10-7. Ed è la stessa Irina Smirnova ora al servizio. Sparacchia fuori la numero 11 Manfredini. Perugia che allunga 11-7, più 4 per la Bartoccini. Pascucci difende bene,
pasticciamo un pochino, però riprendiamo questo pallone. Vediamo Smirnova, mani e fuori della nostra numero 11. Dodicesimo punto per la squadra di casa e nuovo time out chiamato da coach Saia. Perugia si è portata a più 5, 12-7 in questo quarto set sul servizio di Irina Smirnova. Non solo sul servizio ma soprattutto sulle schiacciate di Irina Smirnova. Saguatti, primo tempo out, vediamo se è stato toccato, non è stato toccato. Perugia allunga ancora di più, 13-7, si arrabbia coach avversario. Ed è un ace di Irina Smirnova, Fairs non tiene questa ricezione, 14-7, cambio nelle file dell'Omag, esce Fairs, entra la numero 14, Guasti, Alessandra Guasti. Bersagliata in ricezione la statunitense. Va buon segno l'attacco da zona 2 dell'opposta Manfredini. 8-14. 6 punti di vantaggio per Perugia. E la palla si insacca in rete. 15-8. Perugia che torna più 7. Giulia Pietrelli. Seguiamo questa azione. Perugia è riuscita a difendere, vediamo il contrattacco di Pascucci, bella difesa del libero dell'Omag, attacco ma ancora tenuto dal muro di Perugia, bella difesa ancora un'altra volta del libero di Perugia e poi peccato perché il muro delle magliette nere non si chiude lasciando un bel buco, ne approfitta Saguatti per conquistare il nono punto, rientra in campo la numero 1 Fairs. Ed è l'autrice dell'ultimo punto, Saguatti al servizio sul 9-15. Bruno De Michelis, fast vincente di Chiara Lapi, 16-9. Schema vincente per Perugia, per il 16-9 c'è Chiara Lapi. Perugia che tiene i 7 punti di vantaggio e adesso c'è un cambio. Entra in campo Giulia Gerek al posto di Chiara Lapi. Giulia Gerek. Al servizio Giulia Gerek. Difende molto bene Giulia Gerek, però vediamo se riusciamo a contrattaccare. Ci prova Irina Smirnova, fa bene a provarci. La palla si stampa sul nastro. 10-16 con Lualdi ora al servizio. Perugia deve gestire questi 6 punti di vantaggio e lo fa abbastanza facilmente anche grazie all'errore
di Giuditta Lualdi. 7 punti di vantaggio, la battuta 17-10. Muro di Giulia Kotlar, Perugia allunga ancora di più, 18-10. Perugia sale a più 8. Ilaria De Micheli. Viene cercata ancora Fairs. Possiamo rigiocare questo punto con Smirnova. Parallela difesa da Saguatti. Vediamo cosa fischiano gli arbitri. La palla non è passata. 19° punto per Perugia. Doppio cambio chiamato dal coach Stefano Saia. Sbagliano un po' le palette. Entra in campo la numero 13 Casparini al posto della palleggiatrice Battistoni. Per il 5 Battistoni e l'11 Paffredini. E l'altra palleggiatrice Bianca Mazzotti. Doppio cambio per tentare di tenere l'attacco a 3 in prima linea. 9 punti di vantaggio per Perugia, 19-10. 2-1 i set. Smirnova è dentro il diagonale di Irina Smirnova, doppiata l'Omag San Giovanni Marignano, 20-10. Termina out la palla. 11° punto per il San Giovanni Marignano. Ancora un regalo. 21-11. È un po' nel pallone la formazione ospite. 10 punti di svantaggio di certo non sono una bella cosa. Bruno difende molto bene, ma poi Irina Smirnova, che è un pochino più alta della Fels, mette palla a terra. 22-11. Di nuovo il doppio cambio. Cerca di spezzare il gioco di Perugia, coach Saia. Giulia Pascucci, vediamo se cercherà Ferris. Ovviamente da dove siamo noi non possiamo vedere le indicazioni di coach Bovari. No, ha cercato il... libero Gibertini, che probabilmente non se l'aspettava. Servizio vincente dunque di Giulia Pascucci, 23-11. Perugia. Giulia Pascucci. Perugia si avvia a chiudere questo quarto set e a conquistare l'intera posta. 23-11. Punteggio che lascia poche speranze all'Omag. Pascucci difende, vediamo la ricostruzione con Pietrelli. Cerca le mani del muro, Pietrelli non le trova. Anche se le ragazze di Fabio Bovari protestano. 12° punto, 23-12.
Pascucci, De Michelis dietro per Smirnova. Invasione di Anna Caneva che si scontra con Giulia Saguatti e finisce direttamente in rete. 24-12, una marea di match ball. Sul servizio di Giulia Kotlar. Ed è il muro di Chiara Lapi che consegna la gara a Perugia, 25-12. Perugia batte il San Giovanni in Marignano 3-1, 25-22, 27-25, 18-25, 25-12. Appuntamento, cari ascoltatori, è per sabato 29 alle ore 20:30, quando qui al Palabarton di Perugia arriverà Marsala. Da Francesco Locatelli, grazie per essere stati con noi e buon proseguimento d'ascolto.